Alla fine i giovani sciusi, ovvero quegli studenti che dopo la laurea fanno troppo gli schizzinosi, come li ha definiti il ministro del lavoro Elsa Fornero, si sono contati e organizzati. Si sono riuniti in piazza San Vitale a Fuorigrotta, a breve distanza da dove il ministro stava partecipando al vertice sull'apprendistato con il suo omologo tedesco, dando vita a una protesta e a un corteo non autorizzato che ha costretto le forze dell'ordine a intervenire in tenuta antisommossa. Il risultato? 20 manifestanti feriti, secondo gli organizzatori, a causa dei lacrimogeni sparati ad altezza uomo dagli agenti. Secondo la questura sono rimasti feriti anche alcuni poliziotti. Una protesta attesa, visto che movimenti studenteschi e lavoratori precari si stavano organizzando non appena era cominciata a diffondersi la notizia dell'imminente arrivo del ministro Fornero a Napoli, e infatti il tempo è stato sufficiente anche a preparare tante maschere con il volto del ministro. Da quando ha pronunciato il termine schizzinosi, il titolare del lavoro si è attirato agli strali di tutti quei giovani che, come Mauro, dopo la laurea, hanno trovato come unico impiego un lavoro da manovale, con contratto a tempo pieno e con 600 euro di paga. Sono laureato in scienze politiche. E che lavoro hai fatto? Guarda, io personalmente vengo da 4 anni di manovalanza presso un'azienda napoletana, con un contratto a prestazioni occasionali, quindi parliamo di un contratto di 30 giornate all'anno massimo con il minimo, con il salario minimo. Noi al ministro abbiamo già posto una domanda viante, cioè se ha mai lavorato a orario pieno a 600 euro al mese. In caso contrario può anche andarsene, perché se deve fare il ministro che garantisce gli interessi delle banche, della grande finanza europea, allora magari è meglio che va a fare il ministro in Svizzera, insomma.